Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Il prossimo autunno The Voice Kids tornerà con una nuova attesissima edizione, sempre con Antonella Clerici. A quanto sembra però i ricchi e poveri non torneranno più nei panni di coach dei giovanissimi talenti e a prendere il loro posto ci potrebbe essere un'artista che è avvezza a quel genere di ruolo televisivo. Aria di cambiamento Rai 1. Come annunciato, in queste ultime ore, da Davide Maggio si sta facendo sempre più a gran voce il nome di questa cantante, eppure non tutti, però, convergerebbero sul nome di quest'ultima. Sicura è finora la notizia che vede i ricchi e poveri fuori da The Voice Kids, che sia lei o meno, un sostituto dovrà arrivare. Antonella Clerici, la decisione su The Voice, fuori loro. Concluso l'anno scorso con il 22,78% di share, il talent show di Antonella Clerici è stato riconfermato per la prossima stagione televisiva. Verrà dunque trasmesso in autunno e non in primavera come un anno fa. Un anticipo pensato sicuramente per non contrastare il ritorno di Io Canto, l'altro programma per i talenti più piccoli targato Canale 5. Così, la conduttrice si garantirà un bel vantaggio sull'interesse del pubblico. Tornando all'interessante indiscrezione, del giornalista esperto del mondo della televisione, sembra che la sostituta dei ricchi e poveri nelle vesti di coach Canoro potrebbe essere la discussa Risa. Di recente, il suo nome sta impazzando online a causa di alcune dichiarazioni pro Giorgia Meloni e dal suo esimersi dalla partecipazione ai Gay Pride di Milano e Roma. L'ex coach di Amici 22 potrebbe approdare su Rai 1. L'esperienza non le manca, avendo fatto anche X Factor. Andrà così o la rivedremo da Maria De Filippi? Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.